momento ci provo solo a fare una piccola cosa. La maglietta? La maglietta? La maglietta è mia figlia. Io vengo qua per realizzare un sogno della mia bambina che non c'è più. Lei cantava, amava cantare, ha fatto anche delle esibizioni, non mi sento neanche di dire di avere il talento del canto, in questo momento penso di avere il talento della forza, il talento di portare avanti un sogno, della determinazione e comunque di vivere e di portare avanti la vita sempre, nonostante le cose brutte che accadono. Tutto il mondo. Io ho chiesto un favore, ho chiesto se il pubblico, visto che non so cantare bene, se il pubblico mi aiutava a cantare insieme a me, c'è qualche microfono sparso in giro e niente, ci provo. È per te che sono verdi gli alberi. E rosa fiocchi maternità, è per te che il sole brucia a luglio, è per te tutta questa città, è per te che sono bianchi i muri e la colomba vola, è per te il 13 dicembre, è per te la campanella a scuola, è per te ogni cosa che c'è. Nel centro, le 8 di mattina, è per te la voce dei cantanti, la penna dei poeti, è per te una maglietta righe, è per te una maglietta righe, è per te ogni cosa che c'è. Non abbiamo molto da dire, amici miei. Io giudico sempre le cose che vedo qua in questi programmi con un metro semplice, cioè rimango stupito di tutto ciò che non so fare. E questo no, non sarei riuscito a farlo.
forza, no? Nel venire qua, penso che intendesse questo. Sì, ogni tanto quando ho dei momenti difficili anch'io lo penso di essere forte, perché poi riesco ad arrivare a fare delle cose con determinazione come questa, che penso nella mia vita non avrei mai potuto pensare di venire su un palco a... No, cantare. Non tanto questo quanto di riuscire anche a dire una parola, ecco, certo, cantando quella canzone. Penso anche quello. Penso che quello che ti porti nel cuore nessuno di noi lo conosce. Sei meno bravo di tua figlia, mi sa. Sicuramente. Però... era molto più bravo. Mi sa di sì. All'inizio hai detto qual era il tuo talento, no? E il tuo talento è sicuramente l'amore, che è una cosa bellissima. Grazie, grazie. Davvero. Bravo. Grazie, grazie mille. Ora sinceramente, ai fini del nostro programma, che si promette di trovare dei talenti più o meno grandi, non so se avremo noi e tutto il pubblico la pazienza di aspettare che tu possa imparare a cantare bene. Perché questo è un altro paio di maniche. Sì, è vero. Mi piace il volto sorridente di tua figlia, sai, con i fumetti. Sai, quando ci si mettono i fumetti, potevamo scriverci, e papà però l'hai cantata proprio male, eh? No, io la immagino, scusa se ti interrompo, la immagino in questo momento che si starà facendo delle grasse risate. Sì, infatti. Per cui adesso, non lo so, vediamo il pubblico cosa dice. La nostra Giulia, 90% vale. 90% sì. Cosa facciamo? Lo rivediamo un'altra volta? Per me è quello che ti ho detto prima. Penso che tua figlia la cantasse meglio. Penso che tua figlia si sia iscritta in questo programma. E per me è come se avesse cantato tua figlia. Quindi per me vale. Grazie.